se mi diceva Bruce Lee avevo sto qua. È organizzato bene. No, guarda, lo rifaccio perché vi vedo perplessi. Caro Vito, se ci sono dei fondi forse è meglio. Fondi Vito, tu sai cosa c'è qui dentro? No. No, signori, guardate, no. Che mi pigli per festa? No, guarda Vito, fai una cosa. Dimmi un nome di un prodotto, quello che preferisci, non è pubblicità, un prodotto che usi per la casa generico. Lo devo dire? È volata via, ma fa parte dello spettacolo. Lo devo dire? Ci mettiamo le carte sopra. Aspetta, sì. Ecco, lo devo dire? Scusate, carta igienica. La carta igienica, ma signori, dai. Il codice a barre della carta igienica. Ah, ecco qua, perfetto. Dimmi un nome che preferisci, quello che vuoi. Luciana. Che signori, Luciana in greco. Cioè io so tutto e siccome so tutto... Nella terza busta, che ce l'ho qua, busta numero 3, signori un attimo, 3 secondi di raccoglimento. 1, 2. È per prendere questa, bisogna. Nella busta numero 3, tu non ci crederai, c'è la carta che hai scelto da quel mazzo lì. No, all'inizio. No, signori, no. Attimo di suspense. Vediamo. Un'oretta, due. E all'interno cosa c'è? Sono tutte le carte del mazzo, tutte. Si vedono? Sì, ci sono tutte quante, guarda. E sicuramente in mezzo c'è anche la tua. Però siccome sono un mago vero, solamente questa sera voglio girare e mostrare che c'è un grande, enorme re di fiori. Che carta hai scelto? Non ci stiamo. Falla vedere che c'è qualcosa che non... Donna di cuori. Cioè, scusa, mi spieghi dove hai preso la donna di cuori? Tu tienimela così un attimo. E adesso sono compagno, non ho capito. Tieni un attimo la donna di cuori, fermo. Donna io, per cuori. Non farti sbagliare, ti ho preso tutto un mazzo di re di fiori. Mi spieghi, sì? Mi spieghi tu dove hai preso la donna di cuori? Tienila così, scusa. Ma tu sei matto. Adesso sei... mi tocca, no, è incredibile. Adesso mi tocca far vedere il re di fiori, chiedere l'applauso. Certo, facciamo. E mostrare la donna di cuori. No! Oh. Grazie. Ma come ho fatto? È incredibile. Sì, è così. Io ritiro la mia carta e noi ci vediamo dopo per l'ultima magia. Vi lascio il pubblico. Va bene, mago. Ciao. Ciao mago. Grazie. Ciao. Al mago da legare, il mago Gabriele Gentile, veramente esilarante con le sue gag, le sue magie. Senti, adesso sono qua con te, così andiamo avanti con, con la presentazione dei prossimi che gareggeranno, va bene? Eh sì. Allora, bene. Oh, allora, attenzione perché non fanno rock and roll, ma mixing swing. E sto parlando, attenzione, di Giuseppe Ruffo e Venere Buonofiglio. Ennesima, o meglio, seconda esibizione per loro. Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non ha il coraggio di mentire. Carina, allegra, spensierata, sei carina, ma con il dolce sembri ancora più bella, tu sei la stella che manca in ciel. Perché carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candor, carina, tu sei fatta per amare. Allegro, spensierata, sei carina, ma con il dolce sembri ancora più bella, tu sei la stella che manca in ciel. Perché carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore, carina, tu sei non si può restare indietro, statica oltre un vetro che non si...
può aprire mai. All'improvviso c'è qualcosa che ti esplode dentro e ti somiglia a un pentimento. Stringere un nodo al cuore, a volte utile, indispensabile, serve per ricordare che devi pungere per sopravvivere. Niente di ciò che hai fatto ti servirà al contatto con la realtà e con la verità. Succedere non è improbabile. Mi basta non scordare che devo pungere per sopravvivere. Niente di ciò che hai fatto ti servirà al contatto con la realtà, con la verità. Basta di come stessa, sento la scossa, salvo sul treno che la nostra Thalia. E allora io voglio dirvi un paio di cose, anzi le lascio dire proprio a lei. Tu sei giovanissima, sì. Tra l'altro hai iniziato a cantare, hai esordito a 16 anni, vero? Esordito a 16 anni, ho continuato e ho fatto nel 2004 il premio Mia Martini e sono arrivata seconda proprio con questa canzone qui, che è bellissima, lasciatelo dire. Grazie. E poi che cosa poi ci stai combinando? Perché so che c'è qualcosa, dici? Sanremo Lab, che è andato in onda su Rai 1, e quindi insomma questa canzone è stata l'ho portata avanti, ecco. Che ti devo dire? E sei bravissima, dire, sei cara. Molto brava. Grazie. Grazie allora alla nostra Thalia, tra l'altro, vero Thalia, tu parteciperai anche dopodomani, sarai, ecco, prego, volevi dire qualcosa, allora, sarai tra le ospiti speciali. Sono molto, molto onorata di stare qui tra grandi persone, veramente, tra cui Franco Fasano, che giusto appunto nel 2004 è stato in giuria nel premio Mia Martini, quindi mi ha visto crescere, tra virgolette, quindi sono contenta di ritrovarlo così. Ebbene sì, grazie allora a Thalia, che quindi ritroverete anche dopodomani per il gran galà di chiusura della regata di Ulisse, questi 5 giorni straordinari, lasciatemelo dire, in diretta su Play TV da Reggio Calabria per questa importante e terza edizione proprio della regata stessa, la regata di Ulisse. A questo punto torniamo a ballare, lo facciamo con l'esibizione
dei nostri amici, perché ormai sono diventati anche nostri amici. Sono quelli che arrivano, questi due ragazzi fantastici che arrivano da Buenos Aires e tornano per la seconda volta e si esibiscono con una fantastica milonga. Tornano Pablo e Silvina. È stato sempre il mio sogno quello di ballare come loro. Bravissimi Pablo e Silvina, complimenti, grazie. Ok, allora adesso ci fermiamo per l'ultima volta, l'ultimissima volta, l'ultimo blocco pubblicitario, perché rientreremo, vi dico, ci sono ancora un sacco di ospiti, abbiamo ancora una buona mezz'ora, qualcosina in meno, ma siamo lì, sempre lì, in diretta su Play TV Italia, canale 869 di Sky. Ma al rientro ci sarà il ritorno di Marina con un brano straordinario. Si tornerà a ballare con l'hip hop. A tra pochissimo, pubblicità! E vai! Oh, oh.